Massimo Golini, giornalista e scrittore. Esce il suo nuovo libro, La notte prima, insomma. Questo libro, il tifoso, cosa deve aspettarsi anzitutto? Vabbè, è un libro che racconta un'emozione, l'emozione della notte prima del terzo scudetto, vissuta attraverso il racconto dei protagonisti di questi ultimi anni, attraverso e grazie ai racconti anche personaggi tratteggiati da Maurizio De Giovanni, quindi persone che salgono sul taxi e raccontano il loro modo di essere tifosi azzurri. E è un libro che in qualche modo celebra questi 20 anni, di successi, di sofferenze, ma culminati con una grande gioia, con una grande vittoria. Ecco, durante la presentazione si è parlato comunque di ricordi, tanti ricordi. Adesso c'è il ritorno di Mazzarri. Sì, ed è un bel ricordo, si parla ovviamente anche di Mazzarri nel libro, di quando arrivò proprio a Napoli, chiamato in gran segreto da De Laurentiis. È stato così anche questa volta, anche se la trattativa è stata molto più rapida rispetto a 14 anni fa. Bisogna aspettarlo Mazzarri. La certezza è che comunque lui ha la capacità di entrare nei giocatori, insomma di arrivare ai giocatori, e questo al di là degli schemi, credo che sia una grande dote che non puoi perdere con gli anni. Giosi Gerardo della Regione, sindaco del comune di Bacoli. Insomma, siamo qui nella casina vinelliana, nella sala Ostrichina. Insomma, c'è stato un evento importante, c'è stata la presentazione del libro di Massimo Ugolini, giornalista e scrittore. Insomma, è un piacere per Bacoli, giusto? Assolutamente sì, una bella serata. Ringrazio Antonio Russo, ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale Mauro Cucco e ovviamente Massimo Colini, che è stata la voce, il volto del Napoli, del nuovo Napoli, De Laurentiis in Serie C, in Serie B, in Serie A. E quindi ascoltare, vivere questa serata raccontando la notte prima dello scudetto ci ha fatto un po' ricordare quello che abbiamo vissuto l'intera stagione, ma anche quelle giornate di festa che hanno unito la città flegrea, la città di Napoli e tutto il popolo napoletano. Quindi benvengono queste vittorie che dimostrano cosa? Al popolo napoletano che può essere primo con un progetto. Quindi c'è stato il Napoli di Maradona, quindi il genio che ha vinto, in questo caso è una squadra con un progetto alle spalle, e Napoli può essere prima in tanti settori del vivere civile e della società con progettualità. Quindi il Napoli sia ad esempio per tutta la comunità partenopea e per il Sud Italia. Ecco, si è parlato tanto di ricordi e adesso appunto c'è Mazzarri, quindi insomma qualcuno spera in un déjà vu diverso. Eh sì, ovviamente Mazzarri, già il fatto che ci riporta a 15 anni fa, per tutti avere 15 anni in meno è una bella cosa. Credo che sia sicuramente una scelta migliore di Garcia, che non giudico, però si è dimostrato essere un ex allenatore durante la sua esperienza a Napoli. Io credo che se Mazzarri riporta quella stessa entusiasmo, passione, se fa vivere alla squadra, la vive come gruppo, e se i giocatori si sentono parte di un progetto e non si sentono di andare a scuola dove c'è il professore, ma dove c'è un allenatore che sprona i propri ragazzi a dare il massimo, secondo me quest'anno potremmo vivere delle belle soddisfazioni. Ma già soltanto io vedere un Napoli che lotta in campo, che corre fino all'ultimo minuto, che prova a vincere la partita fino all'ultimo e che non si accontenta del pari, già è una bella cosa. Quindi auguriamoci il meglio, e forza Napoli e forza Bacoli.